questo bellissimo. Buongiorno. Ciao amici, buongiorno, stavo aspettando voi, intanto mi sono fatta un attimo di solitario che stava venendo anche così per dire la verità. Cos'è caduto? Un balanzone? Sei stata aggredita da un balanzone? Poi no, guardate che bello che è, peccato caduto, dopo vedremo come fare. Allora, vediamo se ci sono già i nostri amici, se no faccio... Un po' ci sono, ci scrivete chi c'è per favore. Va bene, ciao ragazzi, allora oggi abbiamo la diretta alle 3, è una cosa diversa ma come vi ho detto stiamo lavorando, stiamo facendo delle cose nuove e vediamo, intanto così anche ci scriverete per favore, mi scriverete, sempre scrivete anche da dove state scrivendo, da dove state guardando, perché è importante, non mi ricordo più perfettamente il perché è importante ma so che è importante. Allora, e poi ci direte anche... Buongiorno, c'è Sara da Londra! Ciao, bonjour, bonjour, bonjour! No, Londra! Bonjour, good morning, good morning! E quando non sa troppe lingue, succede così, hai capito? Ecco, allora, good morning Sara, buongiorno, buongiorno anche a tutti gli altri, anche ai francesi, visto che ormai l'avevo detto, Va bene, allora... intanto dice aspettiamo che ci sia, che ci siamo tutti, vabbè intanto noi cominciamo, andiamo avanti perché in realtà è una chiacchierata fra me e voi con anche mia figlia che ci aiuta, cioè, perché lei leggerà qualche io vi messaggio. Leggo se volete dirle qualche cosina scrivete, solo io roba vi bella, leggo. Se volete dirmi robe belle scrivete, se volete dirmi roba brutta non scrivete niente. Se mai non leggo. Va bene. Allora, siamo passata... la buiana, diciamo, passate le feste, passato il grosso per noi lavorativo, ma anche delle feste di bisboccia, di stravizi. E come ce la siamo cavata? Noi ce la siamo cavata benissimo. Io me la sono cavata benissimo. Noi siamo tutti, quasi tutti, con un netto o due in più, poca roba. E a voi come è andata? Perché qui c'è un sacco di gente, anche oggi ha fatto la brodaglia dell'Evelina, perché fra il detox e chi ha la dieta perché ha recuperato qualcosa, dite, scrivete nome, cognome, quanti chili o quanti etti dovete perdere nel giro di poco per la prova costume, beh poco no, perché siamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, per aprile, perché poi c'è Pasqua, una storia è un'altra, insomma, c'è... Vediamo, io ho due etti, lo dichiaro, devo perdere due etti, va bene? Scrivete, ditecelo, va bene? Allora, intanto, vabbè, tanto per rimanere in tema, abbiamo pubblicato la piadina con la salsiccia. Scusami, mi chiedono però le nostre amiche, questi quadrettoni sono essiccati, cosa fai con questa bella pasta? Allora, questi sono quadrettoni, ufficialmente dovrebbero essere mal tagliati, perché stiamo preparando i maltagliati per le cucine popolari e è che i ragazzi sono talmente bravi, li hanno fatti ben tagliati anziché maltagliati, guarda qualche roba, maltagliati viene dal fatto che molte volte si fa con lo scarto, non scarto, l'inizio e la fine della scuola da tagliatelle, o se c'è qualche quadretto del tortellino o di un'altra pasta che rimane, allora dice fa tutto maltagliato, si chiamavano addirittura i strazzoni a Bologna, che sono di straccioni, perché a volte sono lunghi, a volte... Io ho detto fare i maltagliati, ti hai detto bene, chi è che ha detto questa cosa? Vabbè, il nome non me lo ricordo, scusa. Ma hai detto bene, questi sono ben tagliati, sono dei quadretoni, ma posso sgridarli che hanno fatto i ben tagliati, così che i maltagliati. Invece la Enia dà una grande idea, dice io la bilancia la spolvero, grande, lo farò anch'io! Ma difatti, allora vediamo quali sono i consigli più giusti. Questo è il primo. Allora ve lo dico, l'Evelina diceva sempre attenzione dopo le feste di Natale, queste cose, attenzione lontani dalla bilancia, per almeno un mese non andate sulla bilancia, cominciate la dieta. Quel consiglio importante, importantissimo, perché non viene, io adesso ve lo ridico, ma a me l'ha dato un'amica da poco, l'Evelina Flacchi, bere un bicchiere d'acqua sempre tutte le volte che mangi qualcosa, cioè anche quando è quella merendina della mattina, però sempre un bel bicchiere d'acqua prima di mangiare qualsiasi cosa, intanto credo che purifichi,
la verità non lo so cosa faccia, però io ho sempre fatto quello che lei mi ha detto e mi sono trovata bene, perché un bel po' di peso l'ho perso, sto bene, mi muovo meglio e soprattutto fare movimento. Oggi è giovedì, io più tardi vado a ballare, perché devo fare il movimento. Fra l'altro con questa stagione un po' bislacca così ho anche potuto fare poca bicicletta, quindi dovrò fare un ballo in più o due balli in più. Però movimento e cosa? Così. Ringraziamo i nostri amici, ci mandano tante stelline, sempre una dimostrazione di grande affetto, grazie davvero, grazie di cuore. Grazie per le stelline, sì è vero, perché è una dimostrazione di grande affetto, anche io vi voglio bene a tutti quanti, vi ascolto sempre volentieri, vi vedo volentieri, mi diverto anche a fare questa cosa, queste cose. È un piacere stare con voi, perché è così, un piacere, come fare due chiacchiere. Una volta ci si trovava magari fisicamente, ma non si poteva essere in tanti. Invece adesso che non è più fisicamente, a dire la verità possiamo essere tanti, sapere tante cose, fare tante faccende. Allora, a proposito di essere tanti, domani, vi ricordate, abbiamo la diretta alle 11.30 su YouTube, vero Stefania? Sì. E avrò la ricetta in diretta, perché la ricetta in diretta la conserviamo sempre. Sarà una gran bella ricetta in linea coi tempi, giusta, e poi me lo direte se vi piacerà o se non vi piacerà. Per adesso. Bene, la Paola dice che lei ha preso 3 kg, che comunque adesso prova la brodaglia dell'Evelina e ci farà sapere se funziona. Non ti dimenticare di noi, Paola, faccelo sapere. Allora, vada Paola, 2 volte alla settimana, la sera prima di cena. Prima di cenare vi prende la brodaglia, ma c'è nelle nostre ricette sul sito, c'è anche lei, nei video di YouTube c'è. Invece la domenica si è fregata, perché dice lei inizia sempre di lunedì la dieta e poi lunedì ci sono gli avanzi della domenica, come si fa? Se le tocca. Un consiglio sugli avanzi. Allora, il primo consiglio è quello di non fare avanzi, cioè fate misurare, perché piuttosto lo mangi una verdura in più, una frutta in più e risolve. Poi io, come dico, l'avanzo di roba buona non è un avanzo, è roba buona in quantità minore, ma è roba buona. Come dire, ma sì, cosa vuoi che sia, spolvere la bilancia, come ha detto la nostra amica di prima, e sulla roba buona non si possono fare, cioè si concedono tutte le eccezioni del caso. Ecco. La Svetlana ci saluta da Bologna, qua dietro l'angolo. Svetlana, ciao cara. Chissà se la nostra Svetlana che verrà, è venuta, chissà, comunque chiunque tu sia, ciao Svetlana, se poi sei questa ragazza che ho conosciuto qua, ciao 3 volte di più. E se no comunque ciao, bene, da Bologna qua dietro l'angolo, la brodaglia funziona, dice Enia. Certo che funziona e come, oh, ma voglio dire, non abbiamo detto l'ultima ruota del carro, me la sono inventata io, l'ho detto alle veline, ecco. Allora, poi scusa, Bianca vorrebbe sapere dove vai a ballare e dove trovare il quaderno di cucina 2023. Allora, il quaderno di cucina 2023 lo dico subito, su Amazon. Andate su Amazon e dite, scrivete quaderni cucina 2023, lo fa proprio direttamente Amazon, perché noi abbiamo scelto di non avere più editori, facciamo direttamente con Amazon, il signor Amazon è il mio editore, ve lo spedisce a lampo così in un attimo ed è bellissimo, mi piace molto, perché poi veramente non mi sono dovuta accontentare in niente, questa volta è proprio così, guarda, a quaderno, con la carta di quaderno, pratico, le filine. È una gengina, faglielo vedere alle nostre amiche. Vabbè, ecco. Adesso qui c'è qualche scritta, perché è la mia e io giustamente, vedi, mi scrivo le mie faccende. Poi ci sono anche gli appuntamenti nostri dei social, però è importante scriversi, almeno per me è importante. Poi ci sono le ricette, tutti i mesi c'è una bella ricetta, le ricette. Oh, no, e il cruciverba, no? No, ragazzi, ha fatto un cruciverba che spacca. Ma sapete perché l'ho fatto? Perché c'era rimasta quella pagina, e ci mettiamo questo, ci mettiamo quello, ci mettiamo quell'altro, e ho detto, ascolta, mettiamoci il cruciverba. Allora, comprare un cruciverba, a parte che non so neanche, dice costava tanto, ma al di là del fatto del costo non c'era più il tempo perché dovevamo chiudere. Ero al mare sotto l'ombrellone, ho detto, cosa dice, anziché risolverlo stavolta lo scrivo. E così l'ho fatto io, va bene. E ci ho messo tutte le cose nostre, di noi sfoglini, di noi cuochi, di noi USB. Quindi ci sono dei termini, degli accorgimenti, chi ci segue li sa, chi non ci segue, ci segua. E se no chiamate il Bert che vi darà la soluzione. Poi qui c'è Ben che deve prendere qualche chilo che è troppo magro. Io se vuoi un paio ce li ho da darti, Ben. Passa di qua, se serve mi sacrifico, caro.
Ah vabbè, allora senti, se devi fare, chi lo sa se la dieta delle verine funziona anche così, perché dire la verità mangio 7 volte al giorno, eh? Se te sei uno che mangia meno, magari prendi qualcosa, chi lo sa. Fai una cosa, guarda la dieta delle verine, provala, poi se vedi che sei cresciuto ce lo dici, così lo sappiamo. Ecco, perché io ho chiesto alle verine, non sarà che calo troppo, quando smetto? Lei mi ha detto, stai tranquilla che tanto male non fa, finché devi calare calico, non devi più calare, fa da sola. E allora io faccio così, magari funziona anche per te. Ecco. Allora, cosa volevo dire? Che mi ero presa 2 appunti, perché poi non dico tutto, va bene? Allora, cosa... No, c'era una cosa che volevo dire. Ah, ecco che me l'ero segnata, che questa è importante, sempre per fare un discorso di diete. Questa non so chi l'abbia detta, però qui pare voce comune, che la pasta vada mangiata entro un certo orario. So perché, anche perché se te non mi dai l'orologio, lei non lo sa, credo che vada bene lo stesso. Però io dico, per mia esperienza personale, se la sera non mangio un po' di minestra, io di notte mi giro, mi brillo, mi frullo, come mi andrò a mangiare un panino o qualcosa. Vabbè. Allora, piuttosto la faccio, quasi sempre la faccio con un brodo vegetale, con 2 broccoletti, insomma quella verdura che ho a casa, e ci metto un po' di quadretini, un po' di mal tagliato, un po' di roba. Ma senza la minestra ho provato, perché a forza di sentir dire che dopo le 4, ma che dire, io se voglio dormire bisogna che un po' la mangi. Anzi, se qualcuno sa spiegarmi questa storia, voi scrivetemelo, poi ne ragioniamo, così capiamo. Io forse sono un caso patologico, ma senza i miei quadretti, la mia roba, non dormo, va bene? Voi ditemi se c'è qualcuno che va a letto senza mangiare la minestra, ditemi come si fa, magari provo, o magari no, ecco, va bene. Era una cosa importante, lo volevo dire perché non va demonizzata. Poi sapete una cosa, che la pasta fresca all'uovo, con l'uovo, è più digeribile dell'altra. Ecco, questo sono certa, perché chi l'ha detto è un medico, quindi lo dico e non la spaccio neanche per me. Alessia chiede cosa sono quei tortelli là dietro. Ah, bella, questi sono i balanzoni. Cioè, la dieta è una... È come dire Venere e Marte, capito? Allora, qui c'è... Non glielo vuoi far vedere uno, no? Sì, guarda, ti faccio vedere questo, ce l'ho qua. Ecco Alessia, guarda mo'. Guarda. È grande, vedi? Bello grande, con una panciona bella, piena, che di qua è schiacciata perché giustamente sta appoggiato. Allora, questo io penso che ne metta 4 o 6 forse nel piatto, 4 o 6 da porzione, ma dentro... La sfoglia è con gli spinaci, un po' di noce moscata, ma dentro c'è un ripieno con mortadella, ricotta, spinaci lavorati con il burro, il parmigiano e l'aglio, e insomma, balanzoni, perché è il dottor Balanzone, questo, vedi? questa è l'espressione, l'abbondanza bolognese, non solo tagliatelle, questo è. E come si condiscono? Adesso non lo so, io quando la stagione lo permette, d'estate o in primavera, che c'è una bella salvia fresca, faccio anche solo burro e salvia, ma come adesso ci vuole salsiccia e mascarpone, non c'è niente da fare, lo diceva anche la zia Rosa. Comunque, va bene, cosa facciamo? Intanto va bene, io vorrei ringraziare tutti, volevo sapere se siete contenti anche voi come sono contenta io di vederci, di sentirci, dirvi che siete delle persone meravigliose, perché tutte le volte siete bravi. Voi scrivete, adesso io sono per forza, necessariamente non posso rispondere perché sto facendo qua la spismi da questa parte, ma poi una alla volta a tutti quanti io vi leggo tutti e vi diciamo, vi rispondiamo un po' io, un po' il padre. Ascolta un po', la Enea dice, non è che gliela dice una barzelletta? Allora, no, non posso dirlo perché la prima che mi viene in mente è, va bene che noi non siamo in fascia protetta, però insomma, io le barzellette che mi fanno ridere non sono mai proprio, sono sempre un po' così là. Mi preparerò, va bene, mi preparerò. E, allora, questa ve la dico, no? Ma è vecchia, è una storia che sanno tutti, è quella di quello che va dal dottore, dice di mettere delle supposte per via anale, va cercando via anale, non la trova, dice dottore, ma via anale, insomma, infilatela.
E allora questo gli risponde, dice, ah, lo sapevo che si sarebbe arrabbiato. Però vabbè, è una sciocchezza, però buttata lì per lì, in realtà lo specialista delle barzellette è Ulisse, lui le sa sempre tutte, mi farò preparare, va bene, mi faccio preparare da lui. E poi è bello ridere, va bene, anche questa cosa mi piace molto, perché si fa fra amici, non si fa fra stranieri, fra sconosciuti, no? Ci si racconta un po' di fatti nostri, di fatti vostri. E vabbè, è sempre un piacere comunque. Adesso penso che questa diretta la rifaremo tutti i giovedì, almeno mm-hmm. il giovedì prossimo. Poi ditemi se vi fa piacere, se c'è qualcosa che volete dirmi, io vi ascolto. Se volete fare delle cose particolari, se volete fare delle cose particolari, detto così non va bene, perché siete tanti e non si, cioè, non si può mai sapere uno come li intende. Però diteci anche voi la vostra impressione, di cosa volete parlare, perché per esempio la barzelletta mi ha preso così, ma se io grazie Selene, scusa, ma bisogna proprio dire grazie, perché tante stelline. Grazie Selene, proprio grazie. Grazie di tutte le stelle, grazie di esserci e grazie di tanto affetto proprio. Anche io vi voglio bene però, ve lo dico. Va bene, cosa facciamo allora? Ringraziamo a tutti e vi salutiamo e ci vediamo giovedì prossimo. Ci vediamo giovedì alle 3. Ultima, non ultima, Maria scusa chiede, e anche altre amiche e amici chiedono una rispiegazione della brodaglia dell'Evelina, se puoi ridirgli un attimo la ricetta, dove la trovano. Va bene, allora la ricetta è sul sito www.vsb-bologna.it, sezione ricette. Ma adesso ascoltami, che te la dico, tanto dopo questo video va caricato, giusto? Quindi lo possono andare a rivedere. L'importante, dice l'Evelina, è che tu metta le verdure che sono nella lista. Non c'è bisogno che siano tutte, non c'è bisogno che siano in parte uguali. Le dosi, le proporzioni le decidi tu. E a seconda della stagione metti quello che hai. L'importante è che tu non ci metta quello che nella lista non c'è. Sono sedano, finocchio, porro, cipolla, aglio, pomodoro, basilico, zucchine o zucca. Perché per esempio adesso che le zucchine non ci sono e c'è la zucca, io oggi ho messo la zucca. Però se è d'estate dove non c'è la zucca metto le zucchine. Poi non ci va messo il sale, io un pochino ce lo metto, appena appena un goccettino, perché senza non sono capace, non mi piace proprio. Però proprio 2 grammi, va bene? Devi mettere a bollire tutto insieme, puoi fare tutti i quadretti se vuoi, puoi mangiarla a cucchiaio. Io faccio dei pezzi grossi, metto tutto dentro con l'acqua fredda, porto a bollore, ma ti dico 10 minuti di bollitura. Poi prendo il, come si chiamano? Una volta era mini pimer, insomma quella immersione, no? Frullo tutto, faccio un bel passato e ne devi bere una tazza prima di mangiare, e io la bevo così. Poi quello che resta, che lo faccio sempre abbondante, ci aggiungo il parmigiano, un po' di olio extravergine di oliva e mi faccio anche 2 crostini, ci butto giù 2 mal tagliati, ci faccio anche il passato di verdura ed è buonissimo. Bene, adesso anche questo ve l'ho detto, e comunque chiede, se c'è qualcosa che non è chiaro voi chiedete che io ve lo spiego per bene, anzi io vi spiego. Vi saluto tanto, vi ciao, abbraccio, ciao, alla prossima, ciao ciao a tutti.